Pungiglione Stabiese. Pungiglione Stabiese. Adesso? Sì. Buonasera e ben ritrovati alla 30ª puntata del Pugile Sabese. Abbiamo avuto un attimo di impasso, appannamento, diciamo, ecco, dovuto a qualche piccolo problema, però siamo subito abbiamo subito stabilito il tutto con me in studio. Però subito voglio fare la presentazione di chi quest'oggi ci accompagna in questa 30ª puntata. C'è una novità per quest'anno, però non è una novità. Un gradito ritorno. Buonasera da Francesco Maresca. Sì, poi. Io sono Natale Giusti. Buonasera da Mario Di Capua. Ecco, noi le facciamo la presentazione, anche se in un certo senso, forse tranne tolto Ciccio, che non è io lo chiamo Ciccio, che non è abitudinario, però è conosciuto. Oramai ci conoscete, da quest'anno stiamo facendo una continuazione, una trasmissione sulla Juve Stabia. Il Pugile Stabiese è una di queste. E come sempre, noi con il Pugile Stabiese analizziamo quello che è successo domenica. Ieri la Juve Stabia ha riposato, vittoria per 3-0 a tavolino, una vittoria secca che fa felice la Juve Stabia, perché con questo risultato viene adesso ufficialmente quindi ufficializzata la promozione in Serie B delle Vespe. Mancava solo l'ufficialità, però ci dispiace ovviamente per la situazione del Matera e dei tifosi del Matera. Abbiamo sempre detto, una situazione triste questa, che coinvolge una città che aveva una grande passione, con cui Castellammare ha una sorta di amicizia o simpatia, se vogliamo dire, e quindi è brutto parlare di questa cosa, però dobbiamo parlare anche di questa partita. Ieri al Menti però c'è stata un'altra partita, sempre gialloblu, Giuliano Frattese ha vinto ancora una promozione gialloblu, lo possiamo dire, no? Al Menti oramai spopola, Mario. Sì. E non solo al Menti, la città si è colorata in maniera bellissima un po' in tutte le parti. Dire, Mario, il titolo proprio della puntata è qui la festa, perché in effetti a distanza di una settimana, come stavi anticipando tu, si continua ancora a festeggiare. C'è una sorta di adesso battaglia fra i vari quartieri a dire qual è il quartiere più bello, e questa è la cosa anche bella, scusate il gioco di parole, vedere, perché è giusto così dare anche lustro a quello che hanno fatto questi calciatori, quindi con gigantografie che poi vedremo, con striscioni, chi più ne ha più ne metta. E poi ricordiamo che domenica 5 maggio, tempo permettendo, perché le condizioni meteorologiche non sono favorevoli, speriamo che magari come sempre ci azzeccano poco, diciamo, queste le previsioni, e ci sarà la festa subito dopo la partita. Ricordiamo che l'ultima partita del campionato sarà Juve Stabia Virtus Francavilla, che si giocherà alle 18:30, quindi alle 18:30 abbiamo il tempo 8:30, 9 di finire, 9:30, sì, 10, sì, diciamo 20:30 per la consegna della, sì, Coppa della del Campionato, Coppa, ci sarà, diciamo, la cerimonia ufficiale, sì, di premiazione, poi penso intorno alle 22:30 in Villa, sì, con tutto il resto, e poi inizierà la Supercoppa, perché la Juve Stabia insieme al Pordenone sono le prime due che sicuramente saranno in Serie B, e sicuramente poi si dovranno contendere questa Supercoppa, un titolo che diciamo, ecco, è ben visto anche dai calciatori, tanto è vero qualcuno è già tornato alle ferie una settimana data dalla società, con lo scopo, con un post particolare, dicendo adesso pensiamo all'ultimo campionato perché la vogliamo vincere, e soprattutto pensiamo anche alla Supercoppa. Ecco, il vostro pensiero su questi festeggiamenti che continuano ancora, su questi 80 punti che noi abbiamo detto vogliamo anche noi di Juve Stabia Live raggiungere, e la Supercoppa, che sarebbe un altro titolo che la Juve Stabia non ha mai vinto. Ha vinto la Coppa Italia di Serie C, non la Supercoppa. Sì. Ricordiamo che la Juve Stabia ha giocato due partite in meno
due partite in meno rispetto a tutte le altre, agli altri campionati, ma anche ai campionati precedenti. Cioè negli altri gironi c'è un campionato come il nostro con una gara in meno per girone, mentre in altre stagioni si giocavano proprio 38 partite e non 36 come succede quest'anno, e quindi ancor di più i 77 punti attuali, che poi possono diventare 78, 80 o rimanere 77, tra l'altro 78 sono quelli ufficiali, perché in realtà sul campo c'è anche quel punto di penalizzazione. Ricordiamo il record, se ho letto bene, degli ultimi decenni è del Bologna con 81, sì. però penso con 38 partite e non 36, quindi diciamo che è comunque già un record questo. No, volevo solo dire una cosa al volo. 20 aprile, no, volo poi perché lascio prima la parola a Natale, a Francesco. 20 aprile, aggiungiamoci 28 aprile alle ore 17. No, 28 aprile alle ore 17. E abbiamo avuto lo 0-3 a tavolino col Matera, e quindi promozione di nuovo ribadita. E anche oggi, che il comunicato è quello di oggi, che testimonia lo 0-3 a tavolino, quindi tre volte praticamente possiamo usare tre date per questa ufficializzazione della promozione della Juve Stabia. Però vabbè, chiaramente le 16 e 24 e qualche secondo del 20 aprile resterà nella storia. Una particolarità, se andiamo a vedere sui vari siti che seguono i live delle partite, la Juve Stabia ha fatto quello che normalmente fa, secondo questi, ha fatto tre gol negli ultimi tre minuti, quindi ha mantenuto 87, 88, 89 l'ha messo. Poi c'è qualche altro obiettivo, ecco, che è raggiungibile in quest'ultima partita di campionato. Ricordiamo che se domenica la Juve Stabia non dovesse perdere con il Francavilla, praticamente andrebbe ad eguagliare quel record che hanno fatto già altre squadre. Ora non ricordo precisamente quali sono, mi sembra il Bologna nell'anno in cui fece la Serie C, ma ci sono anche altre 3-4 squadre, lo stesso Rimini se non erro, praticamente vincere il campionato perdendo una sola partita nella stagione. Poi sappiamo tutti, noi eravamo presenti, come abbiamo perso quella partita in quel di Catania. Comunque lasciamo stare, ormai è acqua passata, il campionato volge al termine. E poi c'è questa Supercoppa in cui secondo me la Juve Stabia, dall'alto dei suoi grandi numeri, ricordiamo che a tutt'oggi la Juve Stabia è la migliore squadra dal punto di vista del reparto offensivo e anche dal punto di vista della difesa di tutta la Serie C, di tutte e tre i gironi. Secondo me la Juve Stabia ha tutte le carte in regola per chiudere nel migliore dei modi anche questa Supercoppa e farla propria. Ecco, poi una considerazione prima che passa la parola a Ciccio, è l'anno prossimo che Serie C, ne parlavo prima, Avellino promosso, Bari promosso, se il Catania e il Catanzaro non dovessero salire insieme al Trapani, sarebbe proprio una Serie C che chiamarla Serie C è dire poco, sarebbe, quindi è stato buono essere scappati via da questa categoria prima che le cose si complicassero. Ciccio, diciamo che anche senza presenza della Juve Stabia il prossimo anno è una Serie C da seguire decisamente, esatto, quindi chiamiamola B2 esattamente, sì. Quindi sarà veramente, il tasso tecnico secondo me è davvero elevato, quindi sarà divertente seguirla. Ovviamente Trapani, Catania e Catanzaro hanno la possibilità di tirarsi anche loro fuori da questa situazione, sicuramente Avellino e Bari, essendo le neopromosse, diciamo due su tre, ma non dimentichiamo gli altri gironi, i playoff li fanno anche gli altri gironi, sì. Non solo massimo, noi, quindi. Diciamo, no, io dico io massimo due su tre, come diceva Mario, sì. Può essere che quindi si salvano anche loro in un certo senso, sì. Quindi la Juve sta andando a giocare, come dicevamo, col Pordenone sicuramente questa Supercoppa e molto probabilmente col Piacenza o col Virtus Entella. Poi ricordiamo il regolamento 11, 18 e 25, si estrae prima quella che riposa, sì. Dai primi numeri poi si estrae, perfetto. Diciamo 11, 18 e 25 maggio sembrano le date, sì, sì. Poi ecco, si estrae chi riposa per prima, successivamente si estrae invece chi gioca per prima in casa, sì. E poi da lì ovviamente il calendario è fatto, quindi sì, sì. Due partite su tre, partita secca, vince ovviamente chi fa più vittorie in questo caso e anche più gol, perché sì. In questa situazione è importante anche la differenza reti, e come dicevi tu, sì. Noi speriamo anche una forte difesa e un forte attacco che magari possa essere, sì. Però leggiamo un po' i messaggi degli amici da casa. Davide Sicignano dice buonasera, continua ancora un po' questa balbuzia a tutti. Poi Renato Ferdinando, buonasera fratelli stabiesi. Ferdinando è un massimo, cioè, è proprio, guarda, una cosa che sta sempre lì pronta a seguirci e a farci messaggi, è nostro amico oramai. Salutiamo, sì, infatti, ciao Ferdinando.
Un altro amico di Pugiglione, Fabio Di Giorgio. Scusa, sì. Buona serata a tutti e forza solo e sempre Juve Stabia. Vuoi dire un'altra cosa? Penso sia praticamente certo ora al 100% che dei tre gironi, anche qualsiasi cosa succeda la prossima settimana, la Juve Stabia è la squadra con più punti. A 77 non ci può arrivare nessuno, solo il Piacenza può arrivare a 77 eguagliando, lui sa che comunque ne ha uno in più già ottenuto sul campo, sì, 78 e quindi questo a far capire come, tra l'altro anche Piacenza ha avuto lo 0-3 a tavolino, sì, contro la propria Piacenza, quindi sì, è tutto uguale, uguale e identico. Nell'altro girone addirittura sono 72 punti in 36 partite, il Pordenone che già è promosso e quindi lì non, di certo non potrà fare più punti di questo. C'è Artuso Ciro che già si proietta al prossimo anno e dice abboniamoci, buonasera. Ecco, forse è più giusto parlare di quello che sta dicendo Ciro. Il campionato è finito, ok, bisogna fare la Supercoppa, bisogna fare l'ultima partita, però già dobbiamo pensare a sostenere questa società, perché è stato un periodo brutto, diciamo, comunque un periodo difficile con l'ultimo proprio particolare, poi tutto si è risolto per il verso giusto, però non è che si è passato una bella estate quest'estate, e soprattutto sono 5 anni che la Juve Stabia è stata in Lega Pro, ed essere tornata in Serie B non è da tutte queste, alcune abbiamo detto falliscono, e quindi secondo me è meglio quello che dice Ciro rispetto a qualcuno invece che già inizia a parlare di calciomercato, di giocatori da prendere. Prima di pensare a quello che la Juve Stabia deve prendere, iniziamo a fare quello che dobbiamo fare, frequente noi tifosi, possiamo dire, o comunque noi come città. Poi ecco, inizierà anche a uscire sui giornali i primi articoli di calciatori acquistati, ritorni. Vabbè, questi sono ovviamente il gioco delle parti. C'è chi sì, si diletta in questo momento a fare letture, scrivendo. Ovviamente, se tu ne fai 100 di nomi da qua fino alla fine, ne beccherai 10 e dici come sono stato bravo. Non è facile, è difficile. Penso che appunto abbonarsi sia proprio un atto dovuto da parte di tutta la città, vista appunto la cavalcata trionfale che c'è stata quest'anno di questi ragazzi, perché prima di pretendere, ecco, una campagna acquisti che sicuramente ci sarà, perché non nascondiamoci, insomma, il campionato di Serie B è un campionato molto duro, ma sicuramente, ecco, fare 3-4 mila abbonamenti per esempio sarebbe un ottimo punto di partenza per partire con basi solide l'anno prossimo. Ecco, poi continuando ancora con Ronaldo Ferdinando, sera a tutti voi, Michele Tapici ci ricorda che non si sente, però era un problema momentaneo, abbiamo risolto. Poi Pasquale Cataldo, ciao, vi vorrei segnalare che le gigantografie in villa si sono arrotolate e diverse strisce si sono spezzate, complimenti per la trasmissione. Grazie Pasquale, però diciamo, ecco, ringraziamo lui che ci ha avvisato, però purtroppo, ecco, diciamo, già lo sapevamo, perché dico purtroppo è brutto, c'è questa cosa, cioè adesso abbiamo visto le gigantografie, il vento... Sì, purtroppo gli agenti atmosferici non sono sempre positivi, in questo caso anche per quello penso ci sia stato questo problema, ma saranno sicuramente messi a posto nelle prossime ore o giornate. Nel frattempo volevo salutare l'amico e collega Francesco Sabatino che ci dice 85 punti il Foggia li fece in 38 gare 2 anni fa, quindi questo è il record storico per la Serie C. In quel caso a 38 partite. C'è un'altra cosa che ti dirò, sì, cioè brutti come pochi. Con la B maiuscola, però, no, esatto. No, va benissimo. No, però ci ha dato la mano, ecco, per queste statistiche, perché molte volte, non avendo Mimmo Ferraro qui, che è il padrone delle statistiche, dei numeri, ci risulta essere difficile, cioè, individuare anche questo, anche perché questo argomento l'ha tirato fuori così Mario all'improvviso, a saperlo magari ci organizzavamo. Sì, ma è bello, cioè, no, ma io dicevo di quest'anno di punti più di tutti, chiaramente degli anni scorsi, e io sapevo di questo Bologna 81 punti, però col Foggia che è andato ben oltre, sì, quella cifra. Poi c'è Fabio Di Giorgio, buonasera a te fratello, mi saluta tutti a Pordenone per la Supercoppa, vincere, sì Ferdinando, attendi, ci stiamo venendo. Vabbè, poi bisogna vedere, può essere anche che il Pordenone venga qua e poi noi dobbiamo andare invece a Piacenza, come abbiamo detto, l'estrazione, quindi non sappiamo ancora come si svilupperà questa Supercoppa. Poi Eugenio Antonio Pirocioffi, mamma mia, buonasera, coloriamo Castellammare, l'ha fatto, mamma mia, poi dopo vedremo anche le gigantografie che ha messo a spese proprie, mamma mia, durante lungo il percorso del lungomare, oltre a quelle che sono state realizzate grazie all'apporto di sponsor come Summa Expert e Automec, che hanno contribuito in maniera fattiva alla realizzazione, economicamente, alla realizzazione di queste gigantografie. Onorato Ferdinando, va bene colorare Castellammare, ma alcuni stabilisti devono aprire il cuore
per Stabia e la Juve Stabia, e questo pure è giusto. Ecco qua, infatti, Francesco Sabetti, come diceva Mario, ci aiuta con le statistiche. Sandrino Catello, ciao a tutti, sempre solo Magico Stabia, saluti da Ravenna. Enrico Di Martino, buonasera ragazzi, un saluto particolare a Natale Giusti. E perché sono Enrico, solo da te? E lo saluto, è un collega mio. Ah, ok, ok. Ok, allora sei perdonato, sì, Enrico. Sì, sì. Poi Ronaldo Ferdinando, ora la grande stabilese Fabio Quagliarella da record, sì, 26 gol, 150 26 gol quest'anno, 150 gol in Serie A. 26. In campionato 23 in campionato. Ah, beh, sì, però mi sembra che 26 in totale, non lo so. Comunque mi ricordavo questo 26. Comunque 150 gol in Serie A non è da poco. Quando? 150 gol in Serie A. Poi Enrico Di Martino, ciao Ciccio Maresca, anche saluto anche me. Aspetta, saluto a me e a Mario Di Capo. A me saluto a papà, secondo me, Enrico Di Martino, che se non sbaglio ha una doppia fede in comunione. Enrico Di Martino, Mario, salutami Natale. Pasquale Picella, Ciccio Maresca, meglio di Adani. È facile essere meglio di Adani. Anche sul campo, forse. Anche sul campo. Roberto Stracci, un abbraccio da Mugello. 5.000 abbonati, Roberto chiede. Lanciamo hashtag 5.000 abbonati. Poi Massimo Argenti, ci siamo salvati pure noi. Siracusa, sì, Massimo, grande, con Crispino sugli scudi. Grande. Ha parato due rigori in 3 minuti contro il Catanzaro. E praticamente salvezza fatta. Con un arbitro stabile. C'era un arbitro stabile in quella partita. Marco il Catanzaro, però attenzione. Sì, vabbè, ma Marco non guarda in faccia nessuno. No, infatti, io dico Marco perché lo conosco, è stato un alunno della scuola dello Sturzo, quindi dove sto io a lavorare. Però la salvezza è arrivata con uno stabiese anche in campo, quindi questo è veramente bello. È un segno, sì. Poi Domenico Esposito, Ari, buonasera, Forza Stabia, siete grandi giornalisti, tifosi, in primis competenti e obiettivi in tutto, grazie per le emozioni che ci fate vivere tutta la settimana, grazie Domenico, bellissime le tue parole. Poi ci guarda Fulvio Palmieri, che lo salutiamo, Roberto Stracci ancora 5.000, Daniele Vollono, Maresca e tifoso La Festa. È vero, ha ragione. Macibù, Daniele Vollono. È da un anno che combattiamo su questa cosa. ha ragione, quindi. Poi Domenico Esposito, grandi Siracusa, complimenti per la salvezza raggiunta, Forza Sira Stabia, Enrico Di Martino, Mario, un saluto a papà Antonio, grande tifoso del Nerazzurro, ecco qui. Gialloblu e nerazzurro, lo specifichiamo. Enrico, manco solo io. Fra poco spengo la trasmissione, me ne va. Ciro Tremondi, vogliamo Enzo Lubilla. Non lo so. Rubicondo sarà, sono amici, potrebbe essere. Poi Ronaldo Ferdinando, ciao a tutti voi, sono onorato di avervi incontrato, almeno onorato di nome e di fatto, di cognome in questo caso e di fatto, ho trovato dei fratelli, emozioni indescrivibili, grandi a tutti voi di Juve Stabia Live e il pugino stabilese al 100%, sì, fatto un po' un mix, è bello. bello, guarda, Ferdinando è un massimo, sì, no? Sì, sì. Poi Marco Cesare, buonasera a tutti e sempre complimenti. Enzo Brunetto, un saluto da Firenze, forza Juve Stabia. Sì, Enzo, l'anno prossimo ci vedremo più spesso nelle trasferte del nord. Roberto Schettino, buonasera, che è andata fantastica questa società, soprattutto il nostro presidente ha dimostrato di portare la nostra Juve Stabia su palcoscenici di altri livelli. Se ben ricordate, abbiamo dimostrato di essere una grande piazza in Serie B. L'anno prossimo non ci saranno scuse, Castellammare deve rinascere, sosteniamo la squadra della nostra città, sempre insieme, uniti possiamo fare tanto. Eh sì, è vero, Roberto, la prima Vespa Rosa, ci sarà il secondo concorso dove ci saranno tante altre tifose che si metteranno in mostra, in gioco più che altro, più che in mostra, e il 19 giugno ci sarà sempre la premiazione, quindi ricordiamo questa seconda edizione del concorso grazie a Patrizia Esposito e anche Roberto Schettino, che adesso collaboreranno per la buona realizzazione di questo concorso. Poi Maria Pia Noto, forza Juve Stabia. Editore del Greco, la signorina, l'ho fatta convertire tifosa della Juve Stabia, mai. Bene. La conversione, come poi i romani all'epoca facevano convertire. È stata convertita. Non hai fatto dei crociate, però, no? No. Okay. Poi Enrico Di Martino, vabbè, un saluto anche ai due Mario, scherzo. Sì, Suez, Mario. Mario Suez, non lo so che cosa. Poi Roberto Schettino, saluti tutti presenti, forza Juve Stabia. Lello Picca, buonasera ragazzi, saluti da Torino, buona festa, grazie Lello. E saluto anche ai due Mario, che infatti Enrico Di Martino lo dice. Gianluca Brancati, Ciccio Maresca, tiene le qualità. Gianluca, cosa ti dice? Poi Maria Pina Noto, forza Juve Stabia, Maresca number one. Le ho pagati, Mario, ti stai dicendo. Però mi piace il forza Juve Stabia. Poi Vincenzo Esposito, buonasera a tutti, abboniamoci, tutti fare i bravi, parliamo di una
Basta, base minima di 3.000 abbonati. Forza Stabia, Sergio Di Gennaro. Rubiconto fa un finanziamento a Palma per la ricapitalizzazione. Con tanto, diciamo, ridere. Vabbè, questo era meglio magari non leggerlo. Sì, però, a proposito, la notizia c'è di giornata, no? Che Palma con sul mattino con un articolo del collega Edano D'Onofrio ha specificato, dopo l'episodio di ieri, di lasciare in maniera definitiva. Non avevamo molti dubbi su questo, però è chiaro che negli ultimi mesi si era già allontanato, aveva già lasciato il suo ruolo, che è stato per pochi mesi di vicepresidente. Detto ciò, abbiamo prima chiaramente il nostro grande primo ospite della puntata. Per me questa è la prima volta in B del Pungiglione in B, cioè nel senso perché la settimana scorsa non c'ero io a Pasquetta, sì. Mi ero preso un attimo una piccola pausa. Allora abbiamo un grande ospite che è bellissimo avere con noi. Abbiamo un ospite, più che un ospite, un amico, uno che ha difeso la Juve Stabia, difeso in tutti i sensi perché giocava appunto in difesa. Stiamo parlando di Samuele Romeo. Buonasera Samuele. Ciao Mario, buonasera a tutti. Ecco Samuele, parliamo subito di questa promozione della Juve Stabia. Tu hai vissuto un po' come in prota, che abbiamo avuto la possibilità di intervistare al Gala delle Vespette, quella annata, quella finale, quella semifinale o comunque meglio, con il Bassano. Ecco, già in prota hai detto: con questa promozione abbiamo riconquistato quello che come torto c'era, cioè una torta a Bassano. Ecco, invece il tuo pensiero su questa promozione, su una Juve Stabia in Serie B che tu hai vissuto anche da protagonista. Ha detto parole giuste in prota, anche perché come ha detto, ben detto, a Bassano abbiamo veramente subito un furto, e diciamo che poi negli anni successivi, avendo rifatto di nuovo i playoff e altri tre anni facendo i playoff eccetera eccetera, non riuscendo a conquistare la Serie B attraverso i playoff, quest'anno fortunatamente, anche grazie al lavoro della società, dell'allenatore, anche di Ciro Polito, che hanno costruito veramente una corazzata, hanno raggiunto questa benedetta, diciamo, promozione senza attraversare dai playoff diretta, ed è giusto che sia così, perché l'hanno conquistata sia dalla prima di campionato fino all'ultima, che sarà domenica. Tanto di cappello loro, sì. Veramente. Sì, Samuele, ti passo una persona che tu conosci bene, vediamo un po' se lo riconosci. Buonasera signor Samuele Romeo. Buonasera signor Samuele Romeo. Buonasera, ciao Francesco. La sua voce è porca miseria. La ti riconosce subito. Il grande amico mio Samu. E diciamo che è stato anche un po' un talismano, Samuele, sì. Devo dire un piccolo aneddoto, sì. Ci siamo incontrati, siamo andati a cena un po' di tempo fa, lui mi ha regalato la sua maglia, autografata e tutto, e io non l'ho mai indossata, sempre conservata, e nella semifinale, la partita col Trapani, ho deciso di indossarla, ho deciso di indossarla, gli ho mandato una foto e tutto è andato bene, dopo un periodo nero della Juve Stabia, quindi è stato un po' un talismano la sua maglietta, diciamo. Un portafortuna, dai, diciamo. Esatto. Contento di questo, sono contento veramente. Ecco, poi invece adesso c'è Natale Giusti che ti vuole fare invece una domanda più giornalistica, no? Perché Ciccio non è capace di fare, però. Ciao Samuele, buonasera. Volevo chiederti sulla base, ecco, di quello che è stato questo grande campionato della Juve Stabia, tu che sei stato un ottimo difensore anche di questa squadra, volevo chiederti proprio un tuo giudizio sul pacchetto arretrato di questa squadra, e se senza fare alcun cambiamento può essere valido, ecco, riportare questo stesso pacchetto arretrato anche nel prossimo campionato di Serie B. Guarda, i ragazzi, come ben detto tu, nel pacchetto arretrato hanno fatto veramente un grandissimo lavoro, un grandissimo campionato. Erano veramente ben affiatati, si vedeva proprio che ognuno, ecco, correva per l'altro, si aiutavano a vicenda, e questo era importante, perché appunto si è proprio notato questo affiatamento tra di loro. Poi per quanto riguarda il campionato di Serie B, siamo tutti giocatori che l'hanno già fatta la Serie B, e allora secondo me riproporli per il prossimo anno, sì, perché no? Secondo me potrebbero dire ancora la loro in caretteria, in maniera tranquilla. Caro Samuele, buonasera, sono Mario Di Capua, ti saluto prima di tutto e ti volevo chiedere la tua emozione quando hai saputo
che la Juve Stabia era tornata in Serie B, tu che hai lasciato al cuore sempre qui a Castellammare? Allora, innanzitutto l'ho saputo perché ho seguito la partita in diretta, l'ho seguita al fischio finale, hanno inquadrato anche tanta gente che veramente piangeva dalla gioia e dalla felicità per aver conquistato nuovamente questa Serie B che mancava da 5 anni. La mia emozione è stata questa, vedere la gente che veramente ha sperato fino alla fine e ha lottato anche insieme ai giocatori per conquistarla, e alla fine ecco, è stato, diciamo, sia il lavoro del pubblico che della squadra che ha portato all'ultimo obiettivo, che è stato quello di quest'anno della Serie B. Questa è stata la più grande emozione, vedere il popolo stabiese gioire per quello che merita, e veramente sono felice di questo. Ecco Samuele, noi quando sei stato con noi con la Juve Stabia Live Talk Show abbiamo parlato un po' di Fabio Caserta, che tu hai conosciuto come calciatore, tu hai tessuto le sue lodi, era un periodo ancora in cui il campionato era nel pieno, quindi non si sapeva se alla fine poi questo nostro desiderio, questo nostro sogno si realizzasse. Abbiamo parlato anche di Mezzavilla, che era il tuo compagno di squadra. Diciamo, questo sogno adesso è stato conquistato. Un tuo pensiero su Fabio Caserta, su quello che ha fatto quest'anno e soprattutto su Mezzavilla, che nelle ultime due partite è stato, non dire fondamentale, di più, perché ha realizzato il gol della vittoria contro la Vibonese, che ha assaggiato di fatti la promozione in Serie B, ma soprattutto ha dato il là alla vittoria a Lentini, che quella vittoria è stata fondamentale per continuare, per chiudere un po' tutti i discorsi. Ecco, tu pensi su queste due figure che riportano di fatto la Juve Stabia in Serie B? Guarda, ti posso dire sin da subito che quando giocavo insieme a Fabio Caserta stavo diverso tempo a parlare anche con lui, perché lui aveva sempre l'idea di un domani poter intraprendere la strada da allenatore. Sì. E diciamo che aveva delle grandissime idee già allora, infatti le ha riportate ecco, nel suo ruolo, che è quello di allenatore, e ha costruito veramente una grandissima squadra. Più che altro, secondo me, ha formato lui un gran gruppo, ha saputo tenere testa a tutti quanti, ecco, compattare un gruppo veramente fatto di uomini che ha portato alla realizzazione del sogno, che è quello della Serie B. E comunque veramente Fabio, sono stato anche non sorpreso, perché appunto, come ti dissi poco fa, aveva delle grandissime idee, e questo appunto è stato molto importante per la squadra, che l'hanno seguito sotto tutti i punti di vista. Invece per quanto riguarda Mezzavilla, nella partita contro la Vibonese è stato molto decisivo. Stiamo parlando di un giocatore che ha fatto diversi anni anche in Serie B, ha fatto sempre campionati, diciamo, a vincere, di stare sempre all'apice della classifica, e questo dimostra che in partite del genere un giocatore come Mezzavilla è quello che ti può cambiare le sorti appunto, ecco, di un campionato, e lui l'ha cambiato. Ecco Samuele, la dimostrazione che comunque tu hai lasciato un buon ricordo non solo a noi che ti abbiamo conosciuto, e possiamo dire di aver avuto la fortuna di conoscerti, lo dico proprio davvero con tutto il cuore. C'è Enzo Bocce che dice saluti a Samuele Romeo, poi c'è Nicola Martoriello da casa, buonasera in studio e un saluto a Romeo, un giocatore molto valido. Ecco, ti senti un giocatore molto valido? Forse, ecco, diciamo, la carriera non è stata fortunata per te. Assolutamente mi sento valido, è normale che, ritornando sempre ai discorsi di under e over, che ci hanno un po' penalizzato come a me, come anche a tanti altri colleghi miei, da quest'anno spero che veramente toglieranno, come non ben toglieranno questa natura di qua, che io mi possa, diciamo, un domani ecco, rientrare a far parte del calcio che conta, perché io ho 30 anni ma non mi sento vecchio, e mi sento ancora di dare il massimo, perché ha detto bene diciamo quel tifoso che ha scritto che sono valido, e mi sento ancora tuttora valido io, sì, ecco, lo dico proprio con certezza. E ti posso dire che siamo d'accordo anche noi con il tifoso, quindi diciamo sono anche logiche un po' del mercato, di questa regola pazzesca, diciamo, degli under, degli over, che limitano giocatori come te, che sono diciamo penalizzati solo per l'età, possiamo dire. Questo è il discorso, perché purtroppo con queste liste non si può fare chissà granché, però diciamo l'apporto che davi nello spogliatoio, fuori e dentro al campo, è qualcosa di eccezionale, quindi io
io ricordo ancora il tuo passaggio, ecco, a Bombaggi per il gol 1-0 contro il Catania, ma quello è l'ultimo degli episodi che mi legano a te, quindi chi critica Samuele Sifi non ne capisce di calcio, lo dico così ufficialmente a Pugile Sabese. Sì. Mario, io penso e dico che soprattutto prima di essere calciatore devi essere uomo. Io ovunque sono stato, e voi l'avete anche notato a Castellammare, veramente sì. Mi sono fatto rispettare anche a livello di spogliatoio, ma anche con la gente, perché io sono così, io quando indosso una maglia io do tutto me stesso, ovunque sono stato, indipendentemente che sia stato a Castellammare o in tutte altre piazze. Io purtroppo vivo di calcio, e sin da bambino ho sempre sognato di fare il calciatore, ci sono riuscito, e allora è normale che ovunque sono stato ho sempre dato l'anima, perché è giusto rispettare pure la gente che viene a guardarti allo stadio per poter magari dare anche una gioia a loro, perché come si dice, è come quando tu vai, ecco, io stavo in casa, non era a casa mia, è giusto farti rispettare, e niente, di questo ne sono orgoglioso, soprattutto di me stesso, perché tutt'oggi tanta gente mi apprezza e mi ammira per quello che sono. Sinceramente. Sì. Ecco, però un tuo ricordo, un tuo pensiero, un tuo saluto, se vogliamo dire, alla piazza di Castellammare, ai tifosi, la Juve Stabia, quale potrebbe essere? Visto che, ripeto, l'anno prossimo faranno un campionato bellissimo, ecco, sotto tutti i punti di vista. Ma io vi abbraccio a tutti quanti, vi auguro il prossimo anno veramente di affrontare questo campionato con la determinazione che con la quale è stato affrontato quello di quest'anno, e che veramente la Juve Stabia possa, diciamo, rimanere in Serie B per molti molti anni, veramente. Ecco, io Nicola Martini dice confermo grande Romeo un guerriero, ecco, però io ti volevo fare ovviamente un grosso in bocca al lupo per la tua attuale carriera, o comunque per il tuo attuale progetto con la Torres. Noi ti seguiamo a distanza, speriamo davvero in una salvezza di questa gloriosa anche società, lo diciamo, e io proprio colgo l'occasione per salutare anche l'addetto stampa Giulio Baldanzello, mi sembra, aspetta un attimo che non ricordo bene, Bardazzello, che ci ha concesso la possibilità di intervistarti, quindi la ringraziamo ovviamente a lei e a tutta la Torres per questa opportunità che ci ha concesso di sentire un amico prima che un ex calciatore della Juve Stabia. Samuele, grazie mille veramente, grazie di tutto e della disponibilità che mi avete dato stasera di continuare a parlare di un qualcosa che per me negli anni è stato importante, che è veramente la Juve Stabia, perché lì ho lasciato il cuore, sinceramente, e veramente grazie sempre di tutto, veramente. Grazie a te, buona serata, ciao Samuele, grazie, alla prossima. Ciao a tutti quanti, ciao. Ciao a tutti. E queste sono le parole di Samuele Romeo, ragazzo, diciamo, ecco, che ha lasciato un ottimo ricordo in tutti quanti. Poi, come ha detto lui, ogni volta c'è stata la possibilità di essere qui a Castellammare, l'ha sempre fatto, ha sempre seguito la Juve Stabia. Questa è una cosa che ritroviamo in tanti, però anche per dire Erpen, l'ultimo che abbiamo sentito insieme a Baldazzeddu, tutti quanti parlano bene di questa Juve Stabia. Anche c'è un'intervista anche di Erika Curiale, sposata, sì, a Paponi, che oggi ha detto: io sono innamorata di Castellammare, della Juve Stabia, mio marito ha un altro anno di contratto, se la società dice che deve restare qua io sarei felice, ecco. Sicuramente, no, questo è il bello. Anche le WAGS sono innamorate della città di Castellammare, questo è il bello anche di un ambiente che si fa ben volere. Volevo, non lo so, sì, se tu avevi un qualcosa da far vedere probabilmente. Sì, però ai nostri tifosi. Volevo prima volevi far già vedere. Sì, adesso. No, adesso, però volevo qualcuno anche delle gigantografie. Sì, poi volevo leggere proprio messaggi, se vuoi, perché sì, è arrivato. No, ce l'ho tutti, ancora non sono andati via, ecco. Perfetto. Però continuando ancora, aspetta, torniamo indietro. C'è chi chiede 5.000, chi 3.000, però basta che almeno 2.000 li facciamo di abbonati, penso che sia davvero un ottimo risultato. 3.750, vediamo un poco, ecco qua, quindi siamo di qua. Enrico Di Martino, saluti, siete tutti bravi e competenti, complimenti, quindi si ha chiuso il cerchio, così ha visto che si è arrabbiato uno, si è arrabbiato l'altro, cioè, adesso ti saluto tutti, okay, di che sono bravi, magari non so neanche vero, e andiamo avanti. Poi Simone Carmela, però è bello che comunque ci sta continuando ancora ad ascoltare, Enrico, cioè, per continuare. Simone Carmela, grande Mario,
bisogna capire chi. Mario grande poi non è una discriminante fra tutte e due, quindi poi sta volando. Buonasera a tutti, a quando il mega poster nello studio? Forza Stabile, il Forex lo mettiamo l'anno prossimo, perché abbiamo deciso di continuare e finire questa stagione per Scaramanzia con questa grafica, se vogliamo dire, dietro. L'anno prossimo in Serie B non solo il Forex, ma faremo tante altre cose nuove. Qualcuno dirà: perché Scaramanzia abbiamo vinto, c'è la Supercoppa. Anche la... Sì, c'era, bravo, bravo, bravo. Anche la nostra disposizione dei posti, non so se avete notato, non cambia. Oggi c'è Francesco al posto di Giovanni, ma è sempre quella. Non abbiamo mai cambiato l'ordine praticamente. Abbiamo migliorato o peggiorato? Vi dirò di più. Pensi che abbiamo migliorato? Giovanni. No, abbiamo migliorato nel senso rispetto agli altri anni. Non si sta parlando. Specchi, attenzione. Pensavo che la domanda fosse in relazione agli anni precedenti. Non ti fare rosso, Natale. Ti ho fatto una domanda tra bocchette. Ho fatto dei posti, aggiungo che durante le radiocronache di Radio Web abbiamo dei posti in tribuna stampa. Stabilite, no? Anche quelli. Poi c'è la sostituzione. So, Giovanni e Romano e tutto il resto. Tra l'altro c'è un bel messaggio di Leonardo Ferdinando che ricordiamo nell'esultanza. Rotture del crociato, le capete del. Si è sfasciato il. Siamo tutti vicini a Romano, lo vogliamo sicuramente domenica con le stampelle, cercherà di esserci e poi siamo vicini a lo portiamo, come si dice a Napoli, a papiscio. Esatto. Lo portiamo. No, un'altra cosa che a volte è capitato, io ricordo a fine primo tempo eravamo 0-0 col Trapani, poi abbiamo fatto due gol nella ripresa. A fine primo tempo e in altre partite pure è capitato che si erano invertiti Giovanni e Romano. Fabio Casetto quando fa le sostituzioni di Canotto di Inverte. E cambiando poi è arrivato, sono le varie Scaramanzie. La Scaramanzia è Michele Rucco dall'altra parte che non deve stare con noi. Quindi però la Vibonese abbiamo fatto la diretta, è tornato sul 2-1. No, si è tornato sul 2-1. È andata bene. Poi, quindi continuando ancora, Loredana di Palma, buonasera a tutti da Parma, è sempre Forza di Stabile, grazie Loredana. Francesco Esposito, ciao ragazzi, saluti da Venezia, saluti al Pordenone in B. Sì, l'abbiamo detto, siamo comunque felici perché c'è anche lì un pezzo di Stabile, Bombaggi sta lì a Pordenone, quindi ci lega sempre un po' la Stabile, poi ci sono tanti tifosi stabili. E anche lui in Bassano, quindi è giusto che Bassano, Bombaggi, B. Lega tutto. Vabbè, andiamo avanti. Enzo Boccia, buonasera a tutti. Ciao Mario di Capua. Enzo Boccia, chiudiamo a 80 punti e poi vinciamo la Coppa. Sì, anche noi questo vogliamo. Enzo Boccia ha salutato, sì, a Romeo. Continuando ancora, sta volando, non sono d'accordo del periodo nero. I pareggi sono punti che hanno fatto classifica. Il Trapani ha perso se avesse pareggiato. Quindi i pareggi sono serviti. Non riesco a capire come. Sono d'accordo con Salvo Lando. Il periodo in cui abbiamo un po' rallentato, dice. No, ma non riesco a capire chi sta rispondendo. A me. No, non ricordo neanche io. Ho detto tra virgolette periodo nero quando io poi ho usato la maglia di Romeo. Ok. No, guarda come era attento, non ho proprio sentito. Sì, neanche io per non ricordavo neanche io questo passaggio, però secondo me non sono d'accordo con Francesco che dice è un periodo in quest'anno, considerando che abbiamo fatto 77 punti in 36 partite, quello è stato un periodo di calo. Però anche quei punti sono serviti, quindi sono vere tutte e due le però cose. Io sono di un parere totalmente mio. Cioè, nel senso, se non ci fosse stato quel periodo, col Trapani non avevi il riscatto. Perché magari ti accontentavo del pareggio. Perché lì, avendo lei, sei proprio partito con un riscatto che dobbiamo vincere, è stato come una finale. E l'ha detto anche Bruno Guasini, lei aveva raggiunto il fondo. Quindi di giovedì scorso, domandai a tutti il loro momento, che magari poteva essere quello di venerdì, sì, esatto. Giovedì alle 25. Per abitudine. Domandai il momento che secondo tutti era stato quello della svolta. Io ho detto addirittura, in quel periodo che dicevamo prima, lo 0-0 di Bisceglie, ma soprattutto le due espulsioni nel finale, che hanno portato la squadra a dover giocare quasi per forza in quel modo, tra l'altro senza quella sicurezza dietro di essere senza Mezzavilla, Allieve che ha perso tutto il finale di campionato, e Vitiello, quindi la squadra non era così sicura come in altre circostanze di fare dallo 0-0 in poi, e quindi
è andata in campo con una decisione pazzesca, e quindi quello può essere stato un momento sicuramente importante. Ci sono anche questi momenti, sono importanti nei campionati che si vincono. Dato poi Vittorio Girgenti, Mario ci saluta, poi continuando ancora Enzo Boccia, doppietta di sei gol per Adriano, Piero Calendo, buonasera da Torino, contate B anche lui, onorato Ferdinando, mi salutate al grande Farecino, l'abbiamo detto. E si volevo aggiungere anche la risposta di Romano, grazie di cuore Ferdinando, ricambio affettuosamente, gli avevo mandato lo screenshot in privato. Ci ha risposto subito Giuseppe. Io, al di là delle partite, sapete cosa si farà al campo domenica? Comunque i sacrifici li hanno fatti i giocatori, l'allenatore, lo staff, e se mi permettete le avete fatte anche voi, andando sui campi non sempre facile. Grazie a tutti, grazie Giuseppe, noi abbiamo fatto il nostro, però diciamo noi possiamo dire il 10% di quello che è effettivamente la promozione, perché i calciatori hanno fatto qualcosa di straordinario insieme a mister Fabio Casetta, e soprattutto hanno iniziato bene la società, questo presidente Manile, inutile, dobbiamo fare una statua, lo dico sempre, ogni volta lo dirò sempre, continueremo a dirlo. Ecco, poi continuando ancora, poi per domenica sia lo stadio, diciamo ci sarà la premiazione ufficiale con la Coppa, quindi subito dopo la partita, poi ci saranno le interviste di rito, ma poi di sera, presumibilmente a questo punto dico verso le 22, vista la partita alle 18:30, non si sa ancora bene di preciso l'ora, andremo tutti quanti alla Cassa Armonica, perché poi ci sarà la festa organizzata dall'amministrazione comunale, che giustamente vuole salutare un simbolo positivo della propria città, che è la Juve Stabia, uno dei pochi rimasti. Io spero che non sia così anche nel futuro, che magari sia uno dei tanti e non uno dei pochi rimasti. Continuando ancora, Nicola Martorello, con tre innesti fa una grande Serie B, poi sono detti ai lavori che sapranno cosa fare. Ecco, Nicola si è dato ha fatto giusto una domanda e giusto una risposta, è quello che volevo dire io, cioè ci sono detti ai lavori, sicuramente Ciro Polito se deciderà di stare ancora con la Juve, griglie estive, poi Fabio Casetta, le griglie estive sono le griglie estive con le Formula 1 messe tutte quante in linea, anche dei barbecue, io spero che ci mettano magari 20esimi, 19esimi, così poi si renderanno conto di che cosa è questa Juve Stabia. Poi per il discorso, Ciro Polito dovrà trovare l'accordo con Mannillo, l'ha detto, mentre invece per Fabio Casetta c'è il rinnovo automatico, perché c'è l'opzione in caso di Serie B, c'è il rinnovo automatico, quindi, ma penso che alla fine anche Ciro rimarrà qua, perché si è consacrato qui a Castellammare. Mario Sepe, buonasera, buonasera da Martina Franca, grazie Mario. Enzo Boccia, Franca che ha festeggiato anche esso la vittoria del campionato, l'eccellenza in Serie D, se non sbaglio, Martina Franca, sì. Poi Enzo Boccia 3-9 la B, domanda Romeo, purtroppo abbiamo staccato Enzo, non abbiamo potuto leggerlo. Nicola Martorello, confermo, grande Romeo, un guerriero, sì, l'abbiamo letto. Fabio Di Giorgio, Samuele Romeo con tanti cuori gialloblu, Guglielmo De Rosa, quanto è bello Francesco Maresca, con un cuore addirittura, mio nipote. Quindi nonché tuo alunno. Ok. Devo vedere, devo individuare chi è. Adesso ha detto che parlate sempre di Juve Stabia. Molto volte i nomi. Distragli alunni, Mario, distragli alunni. Aspetta, adesso vedo subito dall'immagine, cioè vedo di capire. Magari lo tengo pure fra gli amici. Sì, ce l'ho anche fra gli amici. Si propone Liberti Esposito. Sì. Buonasera a voi tutti, studio. Volano, penso che ce l'abbia con te, parla con il nostro caro presidente, come acquisto ci sono io, sfondo anche la porta. io sono centro tavola invece, esatto, vado a sinistra da Sergio Di Giorgio, attenzione, è previsto un vento forte per fine settimana, bisogna legare bene le geografie, purtroppo ho già fatto le spese qualcuno. Enzo Boccia, liberati, centravanti di sfondamento, poi Claudio Di Michele, tutti almenti, poi Alfonso Artuso Ciro, liberti o tifoso la festa, quindi anche lui un po' come Ciccio Marino. La festa, e no, poi ci voglio bene, Gianluca Prea, senza offesa a tutti gli amici studi che conosco e apprezzo personalmente, Francesco Maresca ha portato un grosso contributo. Gianluca, solo a salutare. Io ti volevo fare gli auguri per il tuo compleanno, perché adesso ricordate che è il tuo compleanno, però a questo punto non te li faccio più, perché hai parlato bene solo di Francesco Maresca. Gli facciamo lo stesso gli auguri, no, però ti dirà quelli di Francesco a questo punto. Già fatti stamattina, e ho scroccato anche il caffè in diretta con due microfoni gialloblu addirittura. Sì, è un pezzo pesante, è livello importanza, noi siamo a livello di chilo. Poi Giovanni Donnarumma, buonasera ragazzi dalla Toscana, a presto. Sì Giovanni, goditela, che è l'ultima volta che ti congediamo di non essere qui presente, la seconda volta consecutiva. Giovanni ha fatto due settimane di stop, infatti Giovanni, il quartetto centro, Giovanni, o devi tornare, non ho voluto dire quello perché non è una, diciamo che pure noi abbiamo raggiunto l'obiettivo e ci siamo un po' sfaldati, ecco. Mario è mancato la settimana scorsa, poi Giovanni per due volte. Natale, noi siamo qua, siamo qui. Pasquetta,
tutte le feste. Anche all'Immacolata eravamo qui, attenzione, Trapani Juve Stadio. Poi Luigi Pozzo, un saluto a tutti e sempre forza Stabia da Pisa. Poi Giovanni Apicella, mi auguro che l'anno prossimo ci sia una trasmissione così sincera e allegre, Stabia forever. Giovanni, noi ci saremo, l'allegria non penso la perdiamo, soprattutto se la Juve Stabia andrà bene, quindi saremo ancora sempre più allegri. Ma ci siamo perché, sempre stati. Anche perché poi si dice squadra allegra, Dio l'aiuta, ricordi quella... esatto. Anche le trasmissioni lì. Bravo. Onorato Ferdinando, oggi è il compleanno del nostro fratello sabiese Gianluca Prea, sì, infatti l'abbiamo letto un attimo fa, se ci fate auguri in diretta, grazie, anche da parte quindi Onorato Ferdinando. Gianluca, senti, poi Nicola Martorello, spero che per il Piacenza almeno mi vada a vedere la Coppa, visto la vicinanza con Parma, va bene qualsiasi. Una volta veniamo noi da te, dai, magari. Sì, però infatti, deve essere infatti proprio lì a Piacenza, mentre il Pordenone è qui a Castellammare. Diciamo ora abbiamo due squadre, sì, in Supercoppa, Juve Stabia e Pordenone. Poi, la terza uscirà tra Piacenza ed Entella, col Piacenza in vantaggio, sì, in questo momento. Poi, però attenzione, lì l'Entella ha il vantaggio nello scontro diretto, sono due punti, quindi sì, Piacenza deve vincere, sì, esatto, altrimenti rischia che l'Entella possa superarlo anche nel caso di parità, sì, di punti. Intanto però volevo, diciamo, dare la possibilità ai lettori da casa, magari a chi, gli ascoltatori, a chi, diciamo, per adesso non è ancora, come dire, non ha potuto essere, diciamo, in villa per guardare un po' quello che è stato realizzato, diciamo che diamo la possibilità di guardare tutte le gigantografie, ovvero delle foto o quelle grafiche di queste gigantografie. Sto aspettando che magari, ecco, arrivi la prima, eccola qui. Questa, diciamo, se è un po' l'aspetto che avrà il lungomare. Esatto, senza vento. Sì. Senza vento, quello può essere l'aspetto. E stamattina, una foto proprio di stamattina. Queste sì, sono quelle foto che ha messo in Mamma Mia davanti al proprio, diciamo, ristorante, con un po' scene di partita, quindi di vita vera. Esatto, di esultanze. E poi volevo ricordare, grazie al presidente che ci sta bene, esatto, ce ne sono due per il presidente, sì, che apre e chiude, Mamma Mia, poi si apre e chiude, diciamo, la villa, sì. Volevo ricordare che le foto sono del grande Antonio Gargiulo e della SS Juve Stabia, le grafiche di Adriano Landolfi, sì, quindi sì, questo sì, a ricordare il contributo ovviamente di Expert e Automec e Mamma Mia per del Gaudio, Mamma Mia con Pino Cioffi e tutta, sì, la sua famiglia. E poi grande merito di questo, bisogna quando è fresco Ciro Polito, esatto, un grande... c'è chi lavora anche dietro la scrivania, che esatto, molto, tu lo si dimentica, Lello Persico, il factotum, l'amministratore, diciamo, generale, vogliamo dire, di Baronetto, Baronetto, il nostro club manager, vari protagonisti, volevo dire, Pasquale Martinelli, ci sono vari protagonisti di questa grande cavalcata trionfale. E un grande ringraziamento anche a Enzo, detto agli arbitri, che si è, sì, davvero battuto in tutto e per tutto per queste belle gigantografie, come tutto quello che succede in tutta la villa. Chiaramente se ci mandate immagini, ecco, noi le facciamo sempre vedere anche nel programma del giovedì come quello del lunedì. E Siroil, ricordiamo, il dottor Langella, quindi lo sponsor di questa stagione, un po' tutte le foto, non so. Sì, lo staff medico, lo staff tecnico, io le voglio far vedere un, sì, poco tutte. Sono, diciamo, abbastanza, sono 6 secondi ogni foto, però sono è 43 giusto... totali le gigantografie, quindi 6 per 43 sono 4 minuti e 40. Intanto, sì, sì, noi intanto possiamo, ecco, c'è Branduani, nostro... miglior portiere d'Europa, l'abbiamo detto. Secondo voi chi è stato il giocatore più importante di questa giornata? Questa è una domanda che mi è venuta a mo' vedendoli tutti. Il più importante, se ce n'è uno in particolare, per me io ce l'ho già, Mezzavilla. Io ritengo ex aequo Carlini e Mezzavilla. Dipende, in ogni fascia del campionato secondo me ce n'è uno importante, questo è vero, che hanno giocato però, di più, però io dico proprio anche per l'apporto che ha potuto dare lo spogliatoio, Mezzavilla. Mezzavilla sicuramente, la mano che ha dato a Fabio Caserta, spogliatoio, sì, diciamo che era un po' come in campo, prima in campo, e forse, scusate Ciccio, è come dice anche Natale, nella fase offensiva Carlini, sì, perché quando Carlini non ha girato la squadra non ha girato, in fase difensiva dobbiamo dire Trest, a centrocampo, sì, Calò è quello che Calò, sai, prima ci pensavo quando parlavi con Romeo di Caserta, Calò io lo rivedo Caserta, stesso modo di e giocare, invece lui dice Viola, lui dice Viola, io vedo stesso modo di giocare, stesso piede, io infatti Valentuccio in mezzo al campo, stesso piede per far girare Fabio, vai letto, vai letto, ha detto Ciccio, quindi, secondo me come Caserta io invece vedo più Calò in grande piede proprio nel far girare palla, più bravo nell'inserirsi, però no, lasciando stare questo, io dico oltre al calciatore
chiaramente Fabio Caserta mi viene in automatico. Però io, chiedendo il calciatore a voi, lo dico anch'io, secondo me un calciatore fondamentale, mi devo ripetere, però io penso Carlini sia stato il giocatore migliore di questa stagione, perché come reparto senza dubbio la difesa, anche se l'attacco diciamo, diciamo che è una domanda difficile però da rispondere, perché poi vai a escludere, vai a escludere Paponi, esatto, escludi Canotto, ma escludi, diciamo, dovresti fare il podio, senza contropo, perché rimettere tutti quanti sopra, tutto sopra, esatto, la... esatto. Però come, diciamo, come reparto la difesa con Branduani penso che sia stata fondamentale anche in quel momento dove non riuscivi a segnare, hai portato a casa perché non prendevi gol, esatto, eppure quando ne facevi uno spesso la vincevi 1-0, quindi la difesa è stata secondo me il reparto fondamentale. Carlini forse la lampadina di questa squadra, colui che quando si accendeva la Juve Stabia andava a 6 volte tanto di velocità e riusciva a costruire bene. E poi chiaramente ci sono Caserta, Magnello per l'estate scorsa, Polito per il completamento dell'estate scorsa, Caserta per tutta la... cioè sono tanti protagonisti, e quindi questo per far capire che possiamo stare qua altro che 4 minuti a parlare di tutto. Ecco, e infatti sono finite le foto. Ecco, quindi diciamo che questo era il nostro pensiero, però vediamo se da casa qualcuno si è imbattuto anche a dire chi è per lui il migliore. Giovanni Malafronte il migliore, comunque quello che ha dato un contributo, io ecco migliore non mi piace come il contributo. Scusatemi, Giovanni Malafronte, buonasera ragazzi, ci saluto, Ronato Ferdinando, un forte saluto al fratello Giovanni Donnarumma, torna a sta casa, aspetta a te, sta volando, sono pochi tre innessi, ma sei per salire in eccellenza in Martina Franca, sì, musica piano, buonasera Gianluca Prea, ragazzi, ma scherziamo, vi faccio sempre i complimenti perché siete dei professionisti, stimate degli amici, personalmente anche grazie a voi ho vissuto con entusiasmo l'incredibile cavalcata dello Stabia, grazie Gianluca, lo sappiamo che tu scherzavi e stiamo scherzando anche noi. Parte del pianeta, perché ricordiamo che lui da Tokyo. Da Tokyo, ora penso sia qui. Sì, adesso è qui. Deve preso il caffè insieme. Roberto è andato a Tokyo. Gli costava più il biglietto che il caffè. È tornato per la partita. Che caffè a Tokyo? È tornato per la partita col Trapani e poi giustamente è rimasto. È rimasto bloccato. Poi Enzo Boccia, mi associo per gli auguri a Romano di una presta guarigione. Poi Gianluca Pre, grazie Ronato Ferdinando, sei grande. Grazie a tutti per gli auguri. Ronato Ferdinando, no Mario, la Juve Stabia a Pordenone. Quindi vuole no a Piacenza. Ah, è giusto perché poi c'è lui là. Vabbè, Piacenza o Pordenone penso che entrambe magari dall'altra parte sarà il sorteggio che deciderò. Sì, no, infatti. Poi musica piano, buona serata, Fabio Di Giorgio. Sono d'accordo che non deve vincere in tela. Chiavari dall'altra parte. Comunque, Fabio Di Giorgio, in bocca al lupo agli amici di Capra, la trasferta di Bisceglie, una vittoria per un posto nei playoff. Salvatore Sorrentino meritava la gigantografia, anche la truppa di giornalisti. Salvatore Sorrentino dice: meritava la gigantografia, anche la truppa di giornalisti. Ma ci voleva fare troppa stoffa, troppa carta. Sì, dovevamo farne uno che sono 2 metri per 1,5, dovevamo fare uno di 16 metri per 2. Sì. Ce lo permettevi, Mario. Sì. Ecco, poi continuando ancora, Roberto Schettino, Salvatore Elia, e Roberto dice: per lei è stato Salvatore Elia determinante. Musica piano tutti, infatti, come dicevo pure io. Sì, diciamo nel finale, ne scegliamo uno dal mazzo. Roberto penso che ci hai seguito spesso, noi dopo ti sceglie. Io in particolar modo ho dato un po' di show, stile? Dopo Lentini. Stile Soviero. Stile Soviero. Però in Serie C2, 2009-2010. In maniera benevola per Fabio, perché volevamo Elia in campo. Ah, sì. C'era bisogno di Elia in campo. Fra l'altro, Mario, quella era la mia prima trasferta a seguito della Juve Stabia come giornalista. Perché io rivelo un po'. Io, diciamo, ero tifoso, diciamo, un po' tutti quanti, e sono ancora tifoso. Sono ancora un po' tifoso. Quella partita, se vi ricordate bene, veniva dopo la partita col Catanzaro in casa. Per, diciamo, qualche sasso lanciato da qualche stupido della zona, la partita successiva, la Sisco Roma, fu inibita ai tifosi della Juve Stabia. E la solo pensai, coloro che erano nel Lazio potevano acquistare. E la pensai, come faccio, come non faccio? Ok, chiedo l'accredito come vi dicendo, visto che mio zio mi pressava, cioè, dacci una mano sulla Juve Stabia, scrivete la Juve Stabia. Già faceva tanti giornali, perché sennò dicevo no, tutti quanti che gli chiedono no. Facevo già però io l'aiutavo su articoli di cronaca, esatto, di politica, di altre cose, però sulla Juve Stabia non volevo, diciamo, dargli una mano, ma era una mano ovviamente più leggera, perché la cosa poi è seguire una squadra, una cosa è fare l'articolo
uno, due volte a settimana, due articoli su cronaca politica e altre cose, e alla fine poi mi sono lasciato convincere, ho detto io faccio la richiesta, se la Sisco Roma mi accetta la richiesta e accredito farò anche il giornalista per la Juve Stab, ed è iniziata la mia carriera di giornalista sportivo. Però a questo punto ho lasciato quella di politica, cronaca, perché ho detto una cosa devo fare. Sì, ma cosa successe? Sì, particolarmente. Ma se lo penso, stavo proprio a fianco, stavo con mio padre, seduto con mio padre a fianco a Mario che faceva la cronaca. A un certo punto vediamo Soviero che prende il primo gol in maniera così, diciamo, esatto. Secondo gol da calcio d'angolo, in maniera anche quello proprio ma a Saporetta. Non contento, Soviero, cosa fa a fine primo tempo? Mentre entrava negli spogliatoi, io lo ricordo ancora adesso, stadio, diciamo, semideserto, perché non c'erano tanti tifosi neanche da Roma. E diciamo l'audio buio, era abbastanza ascoltabile, bravo, anche nello perciò, stadio. Perciò, buio completo, buio messo, solo i riflettori che inquadravano un po' tutto il campo, e vedo un cartellino rosso che svetta dell'arbitro in mezzo alla mischia. E vedo Soviero che si agita. Lì abbiamo capito tutti quanti che Soviero si era fatto espellere. Quindi a questo punto è partita la campagna di Mario Di Capua, che come un pazzo ha litigato con tutti, alla fine ha litigato anche col presidente Mannino, ci ricordiamo. No, io in quel caso hai avuto ho avuto un diverbio, nel senso, in quel caso io mi ricordo questa cosa che con Mannino dissi ufficio indagini, dissi queste parole abbastanza pesanti. No, però dissi una prestazione da che non è ha fatto una cosa una prestazione, parla di prestazione, infatti sì. Addirittura anche sugli amici Metropolis mi chiesero di fare un editoriale, fece un editoriale lì, quindi tutto di più, perché poi all'epoca c'era la trasmissione che facevamo, se non sbaglio facevo su TLA, la trasmissione mia della Stabia Mania, che io passavo i video, esatto, sì, e praticamente venne Pavarese in trasmissione la settimana successiva per spiegare un po' quello che era accaduto. Fatto sta che le mie parole, l'espulsione, due giornate a soli, non ho nessun merito in questo, ci mancherebbe, però c'era un portiere valido in panchina come Panico, e allora Soviero fuori 7 giornate, Rastelli non lo fece più giocare 7 giornate, 7 vittorie, vittoria del campionato Serie C2 diventò Serie C1, se non sbaglio, andò così. Così. Quindi no, forse non tutte le vittorie passiamo, però è vero, anche per la sconfitta in casa con la Scafatese sotto una di Lugno Torreziale, però diciamo, fu l'unico, era già quasi promosso in quel momento, e quindi ci fu solo quello 0-2 in casa con la Scafatese. E quindi forse con Pavarese più che Mannino, non lo so, comunque giustamente con Mannino in diretta, io mi ricordo proprio perché tu stavi in radio in diretta. Che era solo una cosa per dire effettivamente anche lui penso che qua vista quella partita non lo volle più vedere in campo a Soviero. Allora, questo sono diciamo, ecco, non per Soviero, ci mancherebbe, era quella partita storie di tifosi giornalisti, storie di tifosi giornalisti. Però leggiamo velocemente, no, prima di continuare a leggere altri messaggi, la classifica, cioè il risultato dell'ultimo turno che abbiamo detto, la Juve Stab, sì è vero che ha vinto 3-0 con merito, possiamo dire, non si poteva, diciamo, aspettare altro, però ci sono anche altre che, come diceva anche l'amico da casa, Cavese, adesso la Cavese deve andare a Bisceglie per sperare in un posto playoff, visto e considerato che c'è ancora questa possibilità, però le altre hanno fatto questi risultati. Il Francavilla ha giocato in casa con le Bisceglie, ha vinto 2-1, quindi il Bisceglie è condannato ai playout con la Pagarese, a meno che poi la Pagarese nell'ultimo turno non perde e poi Bisceglie vinca con la Cavese, e farà più 9. Quindi poi c'è il primo turno di playoff, poi la Bisceglie comunque va a fare comunque sul girone A, col girone A. Poi c'è Cavese, Calcio Catania 2-2, la Cavese pareggia al 93esimo questa gara, questo Catania è pazzo, diciamo, 2-0, poi alla fine subisce 2-2 nei minuti finale, secondo finale. La Cavese dagli highlights ha giocato una grande partita, ha fatto tantissime azioni, non per il Catania, ma la Cavese poi ha pareggiato, è bello quel pareggio. Con De Rosa, con De Rosa. Un uomo singolo, 37 anni, ma veramente un giocatore che non ha fatto mai cose eccelse in B, per esempio in C, però sta facendo un grandissimo campionato a 37. Sì, poi c'è Siracusa Calcio Catanzaro 1-0, abbiamo detto Crispino sugli scudi con 2 rigori parati, Rieti Monopoli 1-1, vabbè questa è una partita così giusto di fine stagione che li accompagna proprio alla fine della stagione. Ecco, Trapani Paganese 2-1, quindi il Trapani non molla, comunque vuole dimostrare di essere stata battuta solo dalla stratosferica Juve Stabia. Poi c'è Casertana Potenza Calcio 0-0, quindi questo un brodino, un pareggio così. Nei 3 gironi solo il Piacenza ha fatto un punto in più della Trapani,
nei tre gironi di Serie C, fatta eccezione la Juve Stampia, chiaramente. Poi c'è Vibonese Regina 0-2, questa diciamo è una vittoria che lascia aperta ancora la speranza per la Regina di conquistare. No, no, è matematicamente ai playoff. Regina matematicamente ai playoff. Ancora la classifica. Sì, l'ultima partita la Regina dovrà incamerare i tre punti con il Matera. E non solo, il Rende è, riposa. Poi vediamo la classifica. Lo spiega. Mi ero perso un po' l'attimo la classifica. Ecco, poi invece il risultato a sorpresa, perché non riesco a capire questo Viterbese Rende Calcio, non perché il Rende non sia capace di vincere a Viterbo, però la Viterbese doveva sperare, cioè deve lottare, avrà puntato tutto sulla Coppa Italia e basta. Spero per loro che però non ci rimanga male, perché poi contro il Monza non è proprio semplice, il Monza di Berlusconi italiano. Sì, sicuramente non è una vita facile. Ecco, però leggiamo un po' la classifica e poi il prossimo turno. La classifica vede la Juve Stampa in testa a 77 punti, segue il Trapani a 73, il Catania a 64, la Catanzaro a 61 con una partita in meno. Quindi sarà importante per il Catanzaro il recupero che faranno proprio il 1° maggio con la Viterbese. Un'eventuale vittoria metterebbe il Catanzaro a pari punti con il Calcio Catania, e in virtù degli scontri diretti il Catanzaro dovrebbe superare il Catania in classifica, perché 2-0 a Catania. Il Catanzaro ha vinto 2-0 a Catania, però poi ha perso, esatto, 2-1 poi 2-1. Quindi per un gol, di scarto meglio il Catanzaro. Poi c'è Potenza a 54 punti, segue la Virtus Francavilla a stesso posto a 52, la Regina a 49. Ecco, infatti non avevo visto la Regina a 49, che poi in virtù dei tre punti con il Matera arriverà a 52, quindi sarà imprendibile per le altre, che sarà a 47 punti. Quindi Francavilla comunque perde a Castellammare. Il Francavilla negli scontri diretti sta meglio rispetto alla, perché ha vinto entrambe le partite per 1-0. Però può solo peggiorare la sua situazione, non migliorare. Diciamo il monopolo, quindi in effetti la Francavilla dovrebbe in teoria solo vincere per magari sperare poi in una sconfitta di Potenza. Sbaglio, la Regina è matematicamente settima, perché lì è 48. Sì, matematicamente settima. No, poi il discorso la Francavilla, se vince con la Juve Stabia, deve sperare poi nella sconfitta di Potenza se vuole migliorare la classifica. Se altrimenti, ma pensa che Potenza in casa non è che si lascia sfuggire l'occasione di fare qui. Potenza Vibonese. Praticamente fuori. No, Vibonese è praticamente fuori, sì. Poi c'è il Monopoli, quindi a 48, la Casertana sempre a 48, il Rende a 47, però il Rende deve riposare, come diciamo, quindi per adesso è ancora nei playoff. Però se la Cavese appunto riesce a vincere a Bisceglie, tirerà fuori diciamo proprio il Rende dalla classifica, perché a questo punto Casertana, anche Casertana sicura di fare i playoff, da decimo posto, a seconda di quella che bisogna vedere la Viterbese, però che deve giocare ancora due partite quindi Viterbese può andare a 51, diciamo, Cavese e Viterbese possono ancora superare la Casertana, vedere ancora. Può vincere la Coppa Italia, potrebbe andare nei playoff. Sì, la Viterbese può vincere la Coppa Italia, può andare anche nei playoff, quindi libera un posto in più, e quindi potrebbe entrare fino all'11esimo. È tutto da vedere questa parte finale della classifica. Sì, bello però questa cosa comunque alla fine. Poi Cavese è 47, Viterbese è 45, poi Sicula Leonzio è 42 insieme alla Vibonese, che non possono fare più nulla. Fra l'altro, vedendo un po' la striscia anche della Vibonese, 4 sconfitte nelle ultime 5, un solo pareggio, un solo punto nelle ultime 5. È crollato la settimana scorsa, oramai mollato. Sì, poi c'è il Rieti a 38, miracolo di Capuano. Anche se l'è giocata bene, anche se l'ha giocata benissimo. Ha avuto anche col di Ciro Polito. Poi c'è il Siracusa Calcio, che come dicevamo a 35 è matematicamente salvo, visto che il Bisceglie resta fermo a 26, quindi è più 9 di stacco. E poi chiude la Paganese Calcio con 20 punti. Ecco, però leggiamo un po' il prossimo turno, in modo tale che introduciamo la nostra collega Cristina Cavallo. Prossimo turno vede la... Ah, no, la classifica però non l'avevo messa, sì, ho fatto un errore. Vabbè, la faccio riguardare velocemente. Ho cambiato la nostra schermata, però non ho cambiato la schermata di quelli da casa. Vabbè, però diciamo che oramai la classifica penso ce l'abbiano tutti quanti stampata nel cuore. Quindi... Le prime due sono matematiche, quindi sì. Non cambiano di sicuro. Il prossimo turno invece vede la Juve Stabia giocare con il Virtus Francavilla, con la Virtus Francavilla alle ore 18:30. Tutte quante sono tutte le 18:30, perché ricordiamo le ultime due gare sono state giocate in contemporanea nel girone C. Poi c'è il Catanzaro con il Trapani, ma prima il Catanzaro dovrà
a giocare con la Viterbese il 1 maggio, e quindi saprà il Catanzaro se sarà quarto in classifica oppure rimarrà terzo in classifica oppure rimarrà quarto in classifica. Poi c'è Monopoli Siracusa Calcio, una partita senza storia, questa, nessun obiettivo. Poi Catania Rieti, anche questa, diciamo, non importa a Rieti, importa più a Catania per tenere a distanza il Catanzaro. Poi c'è Regina Matera, che come dicevamo si giocherà, non si giocherà a tavolino, quindi 3-0. Poi Bisceglie Cavese, lo scontro, diciamo, per i playoff. Sicula Leonzio Casertana, anche questa, diciamo, interessa più alla Casertana che alla Sicula Leonzio. E poi c'è Paganese Viterbese, come dicevamo prima, e poi però Potenza Calcio. Non è facile, perché a Viterbese, sì, va a giocarsi lì playoff eventualmente. Sì, assolutamente. Ecco, però un vostro pensiero sulla possibilità della Juve Stabia di chiudere con un risultato positivo in casa, perché in tanti dicono, vabbè, partita dell'ultima spiaggia, si potrebbe prendere anche un pareggio, chiudiamo comunque una sola sconfitta, però non sembra da salvaguardare l'imbattibilità interna, diciamo. Sì. Penso che questa squadra se la voglia, e perciò dico, vabbè, il pareggio guardare, magari possa pure dire, vabbè, andiamo avanti, ci mettiamo d'accordo, pareggio di fine stagione. Però tanti tifosi e tanti giocatori non sono d'accordo, gioca, Potenza con la Vibonese, quindi diciamo che anche nel frattempo metti in contatto con la nostra collega, forse del sesto posto finale, sì. Quindi diciamo lì, non so, Francesco, tu come la vedi? Io spero, da un punto di vista di far dare una possibilità a chi ha avuto poco spazio, come infatti, qualche giovane, infatti, e poi con la regola dei 5 cambi fare una girandola, e quindi eventualmente dovesse andare maluccio qualcosa, far entrare un po' qualche veterano e migliorare un po' il risultato se dovesse andare male. Ma io penso che pure qualche giovane, alla fine, se li analizziamo, qualcuno di buone speranze, anche se ha avuto poca possibilità, ma può dare tanto, un po'. Infatti, come è lì anche lui giovanissimo e poi ha avuto grande spazio grazie alle sue prestazioni. Infatti questa è una partita poco decifrabile secondo me tra Juve Stabia e Francavilla, proprio per questo motivo, come diceva Francesco, perché secondo me sia dall'una che dall'altra parte ci saranno diversi rincalzi. Ecco, non voglio parlare proprio che ci sarà una rivoluzione totale, però credo che si darà spazio comunque a qualche uomo che ha giocato di meno durante l'anno, non so, penso a centrocampo, a Viola, che ha anche giocato un po' di, anche Castellano, in Porta Venditti sicuramente. Sì. Che potrebbero giocare. Poi è chiaro che in questo caso io penso che anche con la situazione del Virtus Francavilla non è che condizioni molto assolutamente il campionato, perché il Potenza dovrebbe vincere facile con la Vibonese, e quindi che già praticamente in vacanza praticamente, e quindi diciamo che penso che Caserta per la fine dia le possibilità. C'è anche un Sinani che non ha giocato male l'ultima partita che ha giocato, con pochi sprazzi, e quindi El Wasni secondo me partirà titolare sicuramente, non ha giocato quasi mai. Torromino. Penso che tanti di questi possono giocare. Guarda, io sapere, ne può mettere 16 in campo tenendone 11 dollari fuori, perché sono 27 senza allievi, può giocare davvero con una squadra più 4-5 riserve, comunque buone. Certo. E allora, nel frattempo siamo in attesa di collegarci. Sì, allora andiamo subito sui messaggi da casa, provando un attimo a ritrovarli tutti, chiaramente. Eccoci qui, ringraziamo anche il nostro amico Michele Ruocco, la pagina Stabisi al 100%. Eccoci qui, andiamo a vedere un po' tutti i messaggi. Parto proprio da un buonasera a tutti voi in studio e agli amici da casa, è sempre Forza Stabia, Giuseppe Volpino, Romano Faricillo, che salutiamo, Forza Stabia con la B maiuscola. Se riesco domenica mi faccio accompagnare al menti le stampelle ogni oltre ostacolo, al cuore non si comanda, grande Romano. Poi ancora, buonasera Mario, secondo voi chi è la favorita per i playoff, Rosario o la Monica? In questo caso dobbiamo dire le favorite, bisogna un attimo verificare chi è da una parte e chi è dall'altra, anche in questo è un po' complicato. Diciamo di sicuro le seconde, io penso che chi perda quel campionato tra Piacenza e Entella rischia di avere un pesantissimo bella contraccolpo psicologicamente, soprattutto se a questo punto forse più Piacenza il contraccolpo, perché l'Entella l'ha visto sfumare il campionato, mentre Piacenza in questo momento l'ha recuperato totalmente. Nell'altro girone la Triestina non ha avuto quasi mai la possibilità di prendere il Pordenone, quindi arriva lì convinta delle sue chance. E poi nel girone io penso che il Catania sicuramente cercherà di giocarsi le sue possibilità, andando un po' più sulla forza del singolo, perché non è una squadra il Catania, è una forza vari singoli, però anche Novellino non lo fa giocare bene questo Catania.
poi sì. Non lo so, onestamente gli altri gironi sono un po' da studiare. Certo è che il Monza, vincendo eventualmente la Coppa Italia, salta un po' di turni, e ricordiamo, chi salta, cioè le tre seconde più la vincente di Coppa Italia arrivano direttamente in semifinale, certo. E quindi quello può essere nei quarti, chiaramente quello può essere un grande vantaggio, perché i quarti ora diventano semifinali, chi vince le due semifinali è praticamente promosso, quindi automaticamente davvero possono avere un vantaggio sulle altre, sì. Anche se il Cosenza ci insegna altro, l'anno scorso il Braglia quest'anno non c'è delle varie squadre, bisogna vedere chi possa diciamo essere il Braglia che trascina una squadra così come ha fatto il Cosenza l'anno scorso. Io però credo che una, se non addirittura tutte e due delle vincenti dei playoff, credo che secondo me usciranno proprio dal girone C, perché io lo ritengo qualitativamente comunque il migliore dei tre campionati tra girone A, girone B e girone C, quindi una sicuramente secondo me uscirà dal girone C e potrebbe anche esserci l'accoppiata, non so Francesco come... Il mio punto di vista invece è diverso, cioè proprio sono una lotteria. Perché l'anno scorso abbiamo visto il Cosenza che ha fatto le prime partite, tutte quelle a sconto diretto fuori casa, e le ha battute tutte, e alla fine è andato a vincere. Poi ricordiamo l'anno in cui noi siamo stati eliminati dal Bassano, ha vinto la peggiore quarta, sì. Quell'anno che è stato il Como, che le ha battute tutte ed è arrivata poi in Serie B. Quindi davvero è una lotteria, può succedere davvero qualsiasi cosa. Quindi meno male che noi siamo andati direttamente così, perché sarebbe stato vincendo a Benevento, che era la favoritissima in quel momento di quel campionato. Intanto c'è il saluto di Romano Faricelli, un saluto affettuoso a tutti voi, amici fraterni in giallo. Ciao Romano. Della commovente vicinanza che mi fate dimostrando, che mi state dimostrando, vi abbraccio tutti. Poi c'è una domanda di Stefano Terracciano che saluto. Ciao Mario, buonasera a tutti. Cosa ne dite delle dimissioni dell'avvocato Palma? Diciamo, sono dimissioni attesissime, c'erano già state, tra l'altro. L'avvocato Palma è da 4 mesi che non è realmente a Castellammare presente fisicamente, solo sui social chiaramente continuava a dare vicinanza almeno all'apparenza sui social, e quindi penso che erano quasi scontate e dovute. Tra l'altro ci saranno poi delle cose che dirà anche Magnello in quella che potrebbe essere una conferenza stampa, sembra giovedì la possibile data di questa conferenza, poi verificheremo anche questo, anche in base a questo sceglieremo quando andare in onda con la trasmissione di Juve Sabbia Live, perché non vorremmo una concomitanza delle due cose, quindi in quel caso non vorremmo vorremmo farvi avere proprio Magnello in trasmissione con noi come ci ha promesso il Presidente, quindi poi vedremo un poco quello che succederà in questo. Io penso che la sicurezza della Juve Stabia di quest'anno, dell'anno scorso, degli ultimi 10 anni, dell'anno prossimo in Serie B è sempre Franco Magnello, poi probabilmente ci potrebbero essere anche altre persone vicine. Mario. Abbiamo però la disponibilità di un nostro collega di Francavilla, che abbiamo conosciuto grazie al suo lavoro che fa in maniera eccellente per Canale 85 TV, e chi meglio di lui può inquadrare appunto il prossimo avversario della Juve Stabia, ultima gara della stagione. Stiamo parlando di Giuseppe Andriani, che ovviamente salutiamo e ringraziamo per la sua disponibilità. Buonasera Giuseppe. Buonasera a tutti voi e ovviamente ben trovati dopo la grandissima accoglienza di un anno fa. Sì, grazie Giuseppe. Ecco, però veniamo subito alla situazione. Juve Stabia che deve giocare questa ultima gara con la Virtus Francavilla, che vediamo un po' dalla classifica potrebbe in teoria ancora migliorare la propria posizione. È vero che il Potenza gioca in casa con la Viborese, però come si dice, mai dire mai. Juve Stabia che però dall'altro lato vorrebbe chiudere in battuta in casa e magari con 80 punti in classifica. Ecco, che partite ci dobbiamo aspettare, come le hai visti, e soprattutto secondo la tua idea si giocherà alla morte quest'ultima gara o penserà già ai playoff e ai spareggi promozione? No, io credo che la Virtus comincerà a pensare ai playoff, questo potrà incidere su qualche scelta, nel senso che ad esempio la Virtus ha quello che probabilmente lo ricorderete anche dal playoff dell'anno scorso, è il suo uomo migliore o quantomeno l'uomo dotato meglio tecnicamente, vale a dire Anthony Pattipiro, che è diffidato, quindi secondo me Trocini non lo rischierà per l'ultima
partita, considerando che poi è vero, in vista dei playoff le squalifiche si annullano, però una squalifica presa prima ovviamente, quindi questa già è una chiave di lettura se penso alla formazione che la Virtus Francavilla metterà in campo. Poi sul resto chiaramente la Virtus proverà a prendersi almeno un punto, questo è scontato. La Virtus non ha tutta questa facilità di arrivare al quinto posto, anzi diciamo che è un qualcosa di molto difficile al momento, perché comunque dovrebbe sperare anche nella vita del Potenza in casa, perché la Virtus ha riscontri detti a sfavore col Potenza, quindi anche un pareggio e il Potenza sarebbe quinto, quindi non è poi così facile, ecco, diciamo così, arrivare quinti, anzi è un qualcosa che al momento risulta molto complicato. Poi sappiamo che comunque nel calcio può succedere di tutto, però è un qualcosa che non ha delle grandissime possibilità di riuscita, almeno al momento. Mi aspetto una Virtus come l'ho vista nelle altre partite, quindi una Virtus comunque che fuori casa quest'anno se la sta giocando a viso aperto con tutti, una Virtus che aveva fatto molto bene fuori casa anche a Catanzaro, andando a vincere, che prima addirittura di questo straordinario momento aveva rischiato di vincere, poi aveva perso in maniera abbastanza contro il Catania, quindi già qualche tempo fa, insomma mi aspetto una squadra che se la giochi, però chiaramente da qui a far risultato a Castellammare quest'anno sappiamo che non è facile per tutti, non è facile per nessuno, quindi bisognerà chiaramente avere molto sangue freddo e tanta pazienza, ripeto, poi non so quali sono in questo momento, perché la ripresa è fissata domani, le idee di Troci, probabilmente la schiererà a Partipiro, a Zenuni che non è al meglio, non ha giocato le ultime due, secondo me potrebbe anche buttarlo in campo per fargli prendere qualche minuto, c'è Sarao che sicuramente ci sarà perché sta inseguendo un record, quello delle 12 marcature, che sarebbe un unicum nella storia del Francavilla in Serie C per un solo calciatore, quindi chiaramente c'è qualche tema, però consapevoli che la Virtus al 90% diciamo così chiuderà sesta. Okay. Buonasera Giuseppe, sono Mario Di Capua, sempre un piacere sentirti. Volevo chiederti, ma secondo te, noi parlavamo prima di trovare un nuovo Como, un nuovo Cosenza quest'anno che sorprenda un po' tutti, magari partendo da una quarta, quinta o sesta posizione. Secondo te può essere questa squadra nei playoff la Virtus Francavilla? Te lo chiedo perché, avendo visto la Virtus riuscire a battere il Catanzaro in trasferta, il Catania in casa, mettere in difficoltà la Juve Sabbia già alla fine del giugno di andata, dove la Juve Sabbia andava fortissimo, il Trapani messo sotto, può essere una squadra capace di giocare così bene quelle partite che contano? Per esempio l'anno scorso ha vinto a Monopoli il primo turno, per poi fare una grande partita anche a Castellammare perdendo 4-3. Sì, allora partiamo da la Virtus, partiamo da due presupposti. La Virtus è più forte dello scorso campionato, e questo lo dice non solo la classifica, perché la Virtus è partita ma nel girone di ritorno sarebbe seconda, quindi questo anche è un dato che ovviamente in questo momento sì, parti da sesto, ma parti consapevole che dal 26 dicembre ad oggi hai viaggiato da seconda in classifica a meno due dalla prima, quindi questo anche è un dato su cui riflettere. Un'altra cosa che magari rispetto a voi che avete visto la partita dell'andata, quindi quella partita di Brindisi, se oggi la Virtus è al 100% allora probabilmente era al 55-60%, perché ancora quella non era una Virtus che si esprimeva come oggi. La Virtus ha trovato la svolta da fine febbraio in poi, anche se prima era riuscita a fare dei risultati importanti come quella appunto contro quella Juve Stabia lanciatissima che la Virtus fermò sul pareggio in casa. Quindi questa è una squadra forte, è una squadra che sta bene ed è una squadra che secondo me in questo momento è tarata per i playoff, nel senso che ha una difesa che non si fa scavalcare facilmente, ha delle buone giocate davanti, ha dimostrato che fuori casa può fare bene, ha vinto 5 partite fuori casa fino ad ora, anche questo è un record nella storia dei bianchi,
Turin in Serie C rispetto alle ultime due stagioni nelle quali ne aveva vinte solo tre, quindi in questo momento c'è entusiasmo, ha un allenatore che oggi ha rinnovato fino al giugno dell'anno prossimo, quindi già con un progetto solido, e secondo me magari non potrà fare quello che ha fatto l'anno scorso in Cosenza per svariati motivi, però potrà giocarsela e magari andare un po' più avanti rispetto a quel secondo turno che è stato raggiunto nelle ultime due stagioni, perché adesso può permetterselo. Probabilmente la Virtus da testa giocherà la prima in casa e Alfanucci nel girone di ritorno non ha mai perso, l'ultima sconfitta è datata 2 dicembre contro il Catanzaro, poi dovrà giocare fuori casa e lì secondo me sarà molto determinante capire contro chi andrà a giocare successivamente. Questo l'avete visto quest'anno ma anche l'anno scorso, quando la Virtus giocherà andata e ritorno parte con un fattore campo che, se non è quello ambientale, perché non gioca a Francavilla, è importante per il terreno di gioco che è in condizioni pessime per chi non lo conosce. La Virtus si è abituata a giocare lì. Segnare al Francavilla oggi a Brindisi è veramente difficile, ha subito reti nel girone di ritorno in casa quando ha cominciato a giocare così, quando ha cominciato a giocare con Trocini, quindi questo può essere sicuramente un'arma a favore della Virtus in vista poi dei playoff. Buonasera Giuseppe, Francesco Maresca, ti volevo chiedere una cosa: da quando il Francavilla, diciamo dalla D è risalita in C, ha quasi sempre toccato i playoff, questo è frutto di cosa secondo te? Questo è frutto comunque di una programmazione importante da parte della società, di una serenità dell'ambiente che ha fatto tantissimo, che ha fatto tanto, e di una serie anche di circostanze, perché la Virtus ha sbagliato poche volte delle scelte, ha sbagliato probabilmente soltanto quest'anno l'iniziare dell'allenatore. Per il resto ha sempre scelto le persone giuste, raramente appunto ha sbagliato questo tipo di scelta. Io credo che da questo punto di vista la Virtus abbia veramente sempre azzeccato tutto. C'è una società seria, c'è una società importante, si sono fatte delle scelte giuste. I frutti poi ovviamente sono questi. Tenete sempre presente che la Virtus fino a 3 anni fa aveva fatto 5-6 campionati di Serie D, poi sempre eccellenza e promozione, non era mai stata in Serie C, adesso invece è diventata una realtà solida di questo campionato. Quando oggi si gioca contro il Francavilla si sa che si gioca contro una squadra che probabilmente a fine anno arriverà in alto, perché è arrivata al primo anno quinto, il secondo nono e il terzo arriverà almeno sesta. Quindi questa adesso si è anche inserita in un panorama e va anche tenuto presente che, almeno questo è il mio giudizio, ma un po' quello di tanti addetti ai lavori, se questa squadra avesse avuto il proprio stadio, quindi avesse giocato in casa almeno una partita, probabilmente avrebbe almeno quei 4-5 punti in più, per cui sarebbe potuta essere magari anche qui. E noi siamo d'accordo con te su questa situazione, Giuseppe. Ecco, noi ci aspettavamo che almeno quest'anno il sogno dei tifosi di giocare nel proprio stadio tutta la stagione si realizzasse. Purtroppo è una situazione che davvero penalizza, come dicevi tu, visto che noi a Brindisi ci siamo stati e quindi sappiamo su quale campo deve giocare tutte le partite casalinghe la Virtus Francavilla. Noi, che dire, Giuseppe, ti ringraziamo per questo tuo contributo e non so se ci vediamo domenica per questo ultimo incontro della stagione. Assolutamente sì, assolutamente sì, ci vediamo domenica. Sarà un piacere, Giuseppe, un abbraccio, ciao e buona serata. A voi, ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao, grazie. E queste le parole quindi di Giuseppe Adriani, che sicuramente inquadrano alla perfezione quella che è la Virtus Francavilla, una realtà ormai di questo campionato di Lega Pro, come diceva lui, quinto, nono, sesto, arriva comunque sempre ai playoff con un budget limitato, una piccola società che però sa fare le cose per bene. Leggiamo un po' gli ultimi messaggi e poi arriviamo sì, ai saluti finali. Vado al ritro, parto proprio dall'ultimo. Aldo Montino, un saluto al mio amico Francesco Maresca, tifoso della festa, ti voglio bene. Ancora una volta, sì, ancora... sì, sì, è confermato questo. Francavilla nascondevano i palloni peggio di bici, vabbè, ma quali professionisti, Sergio Romano? Sergio, io penso che ogni mondo è paese, chiunque in determinate circostanze, non ci fa piacere questo, però chiunque lo fa in quelle circostanze non è giusto, non è detto che sia giusto assolutamente. Non sto capendo una parola, non lo so, ma Enzo Boccia se forse non prendeva bene, comunque, ma vabbè. Ciao Patrizia da Onorato Ferdinando, belli.
Patrizia, con tante anche, B. Anche lei, ciao, anche tutti in questo caso, con la B, no, assolutamente. E questi sono gli ultimi messaggi che ci sono giunti. Sto cercando di vedere Fabio Di Giorgio, in bocca al lupo agli amici di Cava, come abbiamo letto in precedenza. Vediamo se c'è qualche un altro. No, vabbè, ci sono tutti importanti, secondo Salvolando, che ci ha risposto. Girone d'andata, calò Enzo Boccia. Girone di ritorno, Mezzavilla, rispondendo a quella domanda che dicevamo prima. Poi Roberta Schettino, diciamo che tutti sono stati. Bello Nicola Martorelli che dice: visti i precedenti in Serie A fra Carpi, Chievo, Frosinone e Crotone, manca solo la Juve Stabia. Carpi, Chievo, Frosinone, Crotone, sì. Diciamo che anche Benevento a questo punto. Benevento, dice, della doppia promozione. Sì. No, no, forse. Chiamo anche lo stesso Lecce, che sta facendo il doppio salto praticamente. Ieri sì, ha vinto una partita, in questo momento sono 63, Frosinone ha fatto il doppio salto, quindi diciamo, sono tanti casi negli ultimi anni, Carpi, Benevento, quindi, Parma. Il Parma, esatto, triplo, esatto, dalla D alla A, non si sa mai, vediamo, aspettiamo, sicuramente bisogna continuare con questa squadra. Ah, qualcuno domandava, a proposito, Stefano Terracciano domandava, c'è la possibilità di avere ancora Salvatore Lia l'anno prossimo? I rapporti, penso, di Polito con l'Atalanta sono buoni, bisogna prima vedere, esatto, sta all'Atalanta come Germoni sta alla Lazio, nel senso bisogna verificare le società di partenza, quello che pensano. Io penso, per come è andato quest'anno e per come sono cresciuti entrambe, io penso che un pensiero ce lo fanno a lasciare qui entrambi i calciatori per la Serie B, tra l'altro un campionato maggiore, è un'ulteriore crescita che potrebbe essere per loro e noi speriamo anche per la stessa Juve Stabia. Calò è di proprietà, gli altri parecchi hanno rinnovato, quindi diciamo che le basi ci sono, poi bisognerà un attimo verificare dalla conferenza in poi, da questa Supercoppa in poi. Io penso che già si stia lavorando sotto banco, chiaramente, certo, in attesa, certo, di quello che potrà essere in estate. Sì, l'organico della Serie B. Ecco, però noi chiudiamo questa 30ª puntata, ci rivediamo, se vi fa piacere, con il Pugilista Mese lunedì prossimo. Saremo ancora qui a raccontarvi di quest'ultima partita, dei festeggiamenti e tutto, però volevo ricordiamo specificare, che Juve Stabia Live. Sì, infatti in settimana. Sì, essendo questa conferenza stampa probabilmente giovedì di Manier, allora bisognerà verificare se la fa giovedì, se la fa dopo il 5 maggio, quindi questa da verificare. Rimaniamo che è giovedì, poi dobbiamo essere il giovedì, però se casa fa giovedì la conferenza, giovedì o venerdì ci sarà Juve Stabia Live in diretta con Natale, se vuole Francesco, ci fa molto piacere. Sì, sì, sicuramente. Chiaramente vedremo un po' con ci fa piacere da Ciccio, sì. Se sono libero volentieri. Ok, volevo ricordare che uno degli ospiti sarà sicuramente il presidente di Legambiente Castellammare, Simone Izzo, che è uno un grande amico, anche tifoso della Juve Stabia, che ci presenterà una serie di iniziative a maggio, anche artistiche. Quindi è bello questo legame. No, ma noi ci siamo sempre aperti un po' a tutte le associazioni, hanno collaborato con noi. Noi chiudiamo questa puntata però con il solito nostro urlo: forza, 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 Juve Stabia, Juve Stabia, via, Stabia, via, via, via. Il pungiglione stabiese.